È notte quando arrivo a Borgo Mezzanone. La sconfinata campagna foggiana intorno dorme. Il ghetto invece è sveglio. Ho appuntamento col mio gancio per entrare insieme di nascosto nel CARA, il centro di accoglienza per richiedenti asilo. Il terzo d'Italia, che è come dire il terzo d'Europa. Dicono che le condizioni dentro siano allucinanti, ma io voglio vederle e filmarle. Ah, c'è proprio il buco nella rete. Guarda qua. Cioè, siamo dentro al CARA. Dentro al CARA di Foggia. Come prima cosa visito un appartamento. In teoria è il posto migliore, eppure qui l'igiene è un'utopia. Non c'è acqua corrente. Uno scarafaggio passeggia fra i piatti. In tre stanzette vivono 10 persone. Chiedo al mio gancio da quanto tempo sono qui. Ma da quanto tempo stanno qui loro? Adesso sono un anno. Un anno? Sì. Ma non vi hanno insegnato niente l'italiano? No, no, no. Zero italiano? Non è un dettaglio. I corsi di lingua sono un obbligo per i gestori del CARA. Servono a integrare i migranti, a renderli autonomi, a comprendere meglio le regole del paese dove ora vivono. Ah, ma qui cucinano? Sì. Ci dirigiamo verso i bagni comuni. Qui lo schifo è indicibile. Cioè, queste sono le donne. Cioè, da vomitare. In televisione non si sente la puzza, ma va a vomitare. Qua perché non funziona l'acqua corrente? No, non c'è acqua corrente. No, e quindi con le bottiglie? Ma no, tanto acqua. È quasi mezzanotte quando invece entro in questo capannone illuminato a giorno, pieno zeppo di letti a castello. Assurdo, almeno 100. Cioè ci stanno anche l'altra parte, anche l'altro. E sempre continuare a portare gente. Sì. Sembra un allevamento di galline, dove ogni minimo spazio è occupato da una gabbia. Ma non esiste allevamento di bestie al mondo che renda quanto questo capannone. Tu lo sai che ogni posto... No, uno per ogni posto 22 euro. Moltiplicate 22 euro al giorno per gli attuali 1500 ospiti del CARA. Significa 1 milione di euro al mese. Il CARA, centro di accoglienza per richiedenti asilo di Borgo Mezzanone, sorge in mezzo al nulla, fra le infinite distese di grano della Capitanata. La città più vicina, Foggia, è a 20 chilometri. Poi c'è la pista, esterna al CARA, ma praticamente un tutt'uno. La chiamano così perché era proprio una vecchia pista per aerei militari. L'esercito l'ha dismessa e il giorno dopo è diventata uno dei tanti ghetti agricoli del foggiano. Ed questo è qui l'accampamento, la pista, e quello invece è già il CARA di Borgo Mezzanone. Non c'è differenza. In queste campagne nacque, alla fine dell'Ottocento, Giuseppe Di Vittorio, fondatore della CGL. Oltre un secolo dopo, una sola cosa è cambiata: il colore della pelle dei braccianti sfruttati. A cosa serve un accampamento del genere se non a fornire manodopera al comparto agricolo intorno? Certo, ma allora se una persona vuole considerare i ghetti fuori dal sistema del lavoro agricolo, vuol dire che non ha capito niente del sistema. Quanti sono regolari, che lavorano regolarmente in agricoltura, secondo te? Zero. Zero? Zero. Una città costruita con i materiali raccolti intorno, anche i più improbabili. No, non ci posso credere. Vedi, il Movimento per l'Italia, Daniela Santanchè. Mica lo sa, eh? Buba vive qui dal 2005. Nel ghetto di Borgo Mezzanone lo chiamano il sindaco, perché questa è una città con i suoi sottoservizi. Questo qua? Questo cos'è? Ah, la centralina dove prendete l'elettricità, praticamente. Sì. Cioè questo di qua ha tutte le baracche? Ha tutte le baracche, perché persone non ci possono fare. E qui è pericolosissimo, guarda, tutti fini scoperti. Quando piove è un problema, sì. I bar, i punti di ristoro. Cosa acqua? Questa è l'acqua dove prendete... Ah, sì.
prendete l'acqua di là e poi la trasportate nelle casse. Sì. Le officine per riparare auto, scooter, bici. Manca tanto il dottore. Sì, il dottore. Perché, se qualcuno sta male? Ah, non le portare dentro il cara. Dentro il cara? Sì. La divisione tra il ghetto e il centro è solo teorica, formale. Vedete, questo è il cara? Sì, questo è il cara. E quel bordello. Sì. Guardate qui, la recinzione è stata smontata e il passaggio è continuo tra il cara e questo edificio, che è un bordello. In senso letterale, un luogo di prostituzione. Dopo lo sgombero del granghetto di Rignano Garganico, qui sono arrivate le prostitute e i loro protettori, in genere nigeriani. In pochi mesi sono nati night e bordelli, che nel ghetto chiamano casa puttana. Con la business tutto l'ha fatto. Lo so. Questo dove c'è la musica, tutta casa puttana? Sì. Tutta casa puttana? Ma scusa, una puttana quanto ti prende? 10 euro? La scopata? Sì. Nel night più grande della pista conto almeno una decina di ragazze. Di qua c'è la sala dove si beve e si ascolta musica. Le ragazze ballano, rimorchiano e poi si spostano nell'altro ambiente, diviso solo da una tenda. Che si dice? Che fai qua? Come tu vuoi? Come tu vuoi sta qua? Vuoi per scopare, sì? Se tu vuoi così, non c'è problema, andiamo. E andiamo il letto, dobbiamo andare in bed. C'è il letto? Perché no? Se non c'è il letto è qua, va bene, no? Ecco, ma chi gestisce questa città ai margini dell'Italia? Chi ci guadagna qui sull'accoglienza? Per saperlo bisogna spostarsi dalle campagne di Foggia, a centinaia di chilometri, verso gli Appennini tra Basilicata e Calabria. Chi gestisce il CARA di Borgo Mezzanone, il terzo CARA più importante d'Italia, che come dire d'Europa? Una cooperativa sociale che si chiama Senis Hospes e che è amministrata da Camillo Aceto. La Senis Hospes gestisce non solo il CARA di Foggia, ma anche un CARA più famoso, quello di Mineo, in provincia di Catania. Entrambi, sia la Senis Hospes che Camillo Aceto, compaiono nell'informativa di Mafia Capitale, il processo diventato famoso perché si diceva che i migranti valgono più della monnezza, l'accoglienza dei migranti. È quello che è successo alla Senis Hospes. Pensate che nell'anno in cui vince l'appalto del CARA di Borgo Mezzanone, il suo giro d'affari quadruplica. È la Procura di Roma ad accostare questa COP alla cascina, i cui dirigenti sono stati rimossi dai giudici dopo lo scandalo di Mafia Capitale. D'altronde, l'amministratore Camillo Aceto è un ex dirigente della cascina. Qui che c'è la sede di tutti i centri dei migranti d'Italia? Ed eccola qui. Guardate, questa è la sede della cooperativa che gestisce il CARA di Mineo, il CARA di Foggia e un'altra ventina di centri profughi in tutta Italia. Questa qui. Un appartamentino malconcio. Ecco il quartier generale di una delle più importanti holding dell'accoglienza italiana. Leggiamo la visura camerale. Gli addetti nel solo comune di Senise risultano 304. Andiamo a cercarli. Cercavo la Senis Hospes. Sì, ma non c'è nessuno con cui può parlare. E non c'è un amministratore, un dirigente? No, dovrebbero esserci 300 persone che lavorano qui, no? Siamo io un'altra persona che ci occupiamo della contabilità. Anche per quanto riguarda il CARA di Mineo e il CARA di Borgo Mezzanone? No. No? Ma voi siete la sede legale della Senis Hospes, sì? Ci devo lavorare, arrivederci. In compenso, poco dopo, arriva il proprietario dello stabile. 304, ci vanno? Penso di sì. Tutti lì dentro? Sì. Tutti e 300? Anche 600 ce ne vanno. Come migranti nei centri? 300, 800, ce ne vanno. Non sono cazzi suoi dove vanno i 300. Come non sono cazzi miei? Questo è di mia proprietà e non si fotografa. Qui a Senise, 6.000 abitanti, tutti sanno che quella COP proviene dal mondo della cascina ed è vicina a quegli ambienti politici. Hanno la stessa situazione, la stessa provenienza. Tutti la cascina.
tutto da quel mondo. Cioè Aceto, che è l'attuale amministratore di... Lui era con noi. Era con Cascina, Cascina, era vicepresidente Cascina. Esatto. Una cosa è certa, Camillo Aceto è tra i finanziatori dell'ex ministro, Ciellino di Ferro, Maurizio Lupi. 5.000 euro, come scritto nella dichiarazione, che la gabbia può mostrarvi, depositata dallo stesso Lupi negli uffici della Camera. Contributo legale, per carità. Come legalissimo è il meccanismo attraverso cui la Senis Hospes di Aceto continua a gestire in proroga il CARA di Foggia. Sono pervenute 9 offerte. Sì, 8 sono state escluse. Attualmente abbiamo in gara un solo concorrente, che è l'attuale gestore. Comunque vada, insomma, è la Senis Hospes a vincere e a incassare 1 milione di euro al mese per gestire un campo che potrebbe ospitare al massimo 636 persone e che invece ha ormai superato i 1500 ospiti. Una polveriera dove può succedere anche che qualche richiedente asilo prenda fuoco. Come succede proprio a noi, mentre riprendiamo l'arrivo di un bus nel centro. Perché tu fai così? Stai calmo, stai calmo. No, sta buono, sta buono. Calmati, lo senta. E poi, in questa polveriera, c'è un'altra rabbia, uguale e contraria. Quella degli abitanti. Perché a Borgo Mezzanone ci vivono anche loro. Tranquilla, quelli scemi da merda là. Chi sono gli scemi di merda? Gli scemi che stanno ad andare. Tranquilla, andate già. Perché? Che mi chiamo? Gli scemi. Ah, le scimmie. Le scimmie. Perché? Sì, perché uschi piace il cuore. Ah, legge, te la prego un cazzo. Io fino a un suono che andava sul capito, quindi è una malattia. La malattia? Sì, tutte le malattie che portano là. Purtroppo noi abbiamo le palle piene, perdonami, fammi passare il no, tempo. No, ci mancherebbe. Credimi, cioè, ti parlo con tutta la confidenza possibile di questo modo. Però noi abbiamo le palle piene. Ci sono un sacco di ragazzi di Borgo che lavorano nel campo. Puliscono i cessi per 800 euro al mese. Comunque è un beneficio, è un lavoro. Tra virgolette ci potrebbe far comodo. Ma fin quando è gestito? Ma se sua figlia abita qua e non è padrone, guarda un ragazzo, di prendere l'autobus, perché loro ne sono 12 milioni in un autobus e noi ne siamo 3, troppo lì, vede la cosa bella, vede il grattacielo a Milano. Prova a venire qua una settimana, poi vediamo che forse una minima idea la cambia. Così il risultato finale in questa periferia d'Italia è questo qui. Ma se deve vedere un anziano e non lo fanno sedere, c'è uno schifo veramente. Da un lato ultimi e penultimi che si scontrano per una corsa in bus o una bicicletta, per l'igiene o per la sicurezza. Dall'altra lo Stato, che si costerna, si indigna, si impegna e alla fine, puntualmente, getta la spugna.